Buongiorno e bentrovati. Arrivano le prime dimissioni al Comune di Melito di Porto Salvo. Si dimette questa mattina il dottore Bruno Sergi, assessore alle attività produttive e all'ambiente del Comune di Melito di Porto Salvo, e lo fa con una lettera protocollata al protocollo 18159 inviata al sindaco, al segretario comunale e poi con un comunicato alla stampa. Dice Sergi che avrebbe potuto motivare le dimissioni come solitamente si fa col politichese. Dice Sergi: questa mia decisione ha un significato politico, mi sembra necessario illustrarne i motivi in modo da spiegare perché vengo meno all'impegno assunto appena qualche mese fa. Continuo, ho sempre interpretato la politica come un gioco di squadra, all'interno della quale ognuno ha il suo compito e i risultati sono una diretta conseguenza di una buona organizzazione e di un alto senso di appartenenza. Purtroppo, al di là di alcune sporadiche occasioni, è stato proprio questo gioco di squadra che è venuto a mancare, ciò unito alla scarsa lungimiranza di alcune scelte effettuate. Mi riferisco soprattutto, ecco questo è il punto, alla vicenda della città metropolitana, che ha visto il nostro paese mortificato ed emarginato da tutte le opportunità di sviluppo che tale contesto può offrire. Meno male che c'è qualcuno che la pensa come noi, qualcuno che riconosce appunto il disastro fatto da Meduri. Continua ancora Sergi: un'occasione mancata dovuta all'incapacità politica di chi ci guida, all'incapacità politica di chi ci guida, cioè del sindaco Salvatore Giuseppe Meduri. Incapacità a instaurare proficue relazioni istituzionali e strategiche con il territorio, condizione che non ci permette, non mi permette più di guardare al futuro con serenità. Anche quest'altro passaggio, condizione che non ci permette, parla al plurale Sergi, quindi molto probabilmente all'interno della maggioranza e quindi di quella famosa lista Melito nel cuore non c'è né Melito né il cuore. In questo contesto, continua Sergi, dove la coerenza è merce assai rara, e questo è vero, glielo riconosciamo, la grande coerenza che ci vuole, grande coraggio tra l'altro, anche perché un assessore al Comune di Melito di Porto Salvo porta a casa quasi 1000 euro al mese solo di gettone di presenza, gettone mensile. Non ho mai, dice, non ho più la serenità però per svolgere con efficacia il mio ruolo, ho deciso pertanto di rassegnare in modo irrevocabile le dimissioni dalla carica di assessore comunale. Quindi Sergi si dimette perché dice all'interno della maggioranza non c'è più la serenità che mi permette, che ci permette di guardare al futuro con serenità, e poi mi dimetto perché, per come è stata gestita soprattutto nell'ultimo periodo la vicenda della città metropolitana, che ha visto mortificato ed emarginato il paese di Melito. Mi dimetto perché chi mi rappresenta e mi guida è politicamente incapace. Bene, molto chiara la nota stampa e la lettera di dimissioni di Sergi da assessore all'ambiente del Comune di Melito di Porto Salvo. Poi Sergi ringrazia il personale comunale con cui ha lavorato, in particolare in modo particolare i suoi diretti collaboratori, ma anche il segretario generale e tutti quelli che gli hanno reso possibile realizzare alcune iniziative che ha potuto portare avanti. Dice anche che l'esperienza vissuta in questi mesi è stata molto importante da un punto di vista umano e colmo di soddisfazione sul piano amministrativo. In questo periodo, dice, mi sono speso per quello che ho potuto, a partire dal piano triennale per l'ambiente, sulle politiche ambientali, ho fatto insomma quello che ho potuto, quello che mi hanno
lasciato come spazio. Che dire, noi siamo vicini oggi al consigliere, oramai consigliere Bruno Sergi, anche se ci saremmo aspettate le dimissioni, non tanto e non solo da Sergi, ma soprattutto e per primo dal consigliere comunale delegato alla città metropolitana. Ci avevamo detto nei giorni scorsi in un editoriale, anche Cetto La Qualunque ride sul merito di Porto Salvo, perché è stata creata e assegnata da sindaco Meduri al dottore Niletto Meduri, che poi tra l'altro è un altro medico, anche lui un professionista serio, gli è stata assegnata una delega inesistente, cioè Niletto Meduri, il dottor Meduri era e forse lo è ancora visto che non si è dimesso, delegato alla città metropolitana, una delega che ha fatto ridere l'intera Calabria. Bene, quindi dicevamo, noi ci aspettavamo le dimissioni soprattutto da Niletto Meduri. E questo è, come dire, la politica delle spine al vento, quella che il sindaco di merito di Porto Salvo ha più volte detto in consiglio comunale in occasioni pubbliche. Dice, se spesso lo stesso sindaco Meduri, chi semina spine al vento non può che raccoglierle negli occhi. Beh, queste sono, ci auguriamo, soltanto le prime spine che arrivano negli occhi del sindaco, che ha accecato dall'odio e che non vede nessun'altra possibilità di sviluppo per il territorio se non quella appunto di combinare quotidianamente liti con tutti e con tutto, a partire dalla stampa per finire al corpo dei vigili urbani di merito di Porto Salvo. Ma al peggio, dicevamo, non c'è mai fine, e oramai inizia Sergio, ha iniziato, insomma, ha dato l'apertura, ha dimostrato un grande senso di responsabilità. Nei prossimi giorni vedremo se sarà seguito da altri consigli, se il suo esempio, insomma, è servito a qualcosa. Sergi è sbarcato dal Titanus che sta affondando, intanto lui si è salvato, non è responsabile, ci ha impiegato più di un anno per capirlo, ma insomma lui ha tentato probabilmente in tutti i modi, con tutto il suo tranquillo modo di fare, la sua educazione, perché su questo non abbiamo nessun dubbio, lo conosciamo bene, sappiamo quanto è delicato e importante, ha cercato in tutti i modi di farlo capire, ma alla fine, quando ha visto che non ci sono possibilità di sviluppo, di recupero, ha lasciato la nave prima che affondi. La nave affonderà, il Titanus affonderà, anche se il comandante della nave e tutto l'equipaggio stanno continuando a danzare assieme ai passeggeri, che in questo caso sono i cittadini, mentre la nave oramai sta andando a fondo. Noi ci auguriamo che altri soggetti possano mettersi in salvo, non tanto per riproporsi alle prossime elezioni, o almeno una parte di loro non avrà certamente più spazio in un paese nel quale tra l'altro è difficile oramai, è difficile anche trovare una guida, perché è un paese indebitato che ha più di 30 milioni di deficit, di debiti, e quindi un paese che giorno dopo giorno finisce in quel burrone profondo e in fondo agli abissi dell'oceano, come è finito il Titanus. Bene, noi per oggi, pur essendo vicini, dicevamo e ripetiamo all'assessore, oramai all'ex assessore Sergi, Bruno Sergi, non possiamo però non ricordare allo stesso Sergi che anche lui ha firmato qualche tempo fa, 8 mesi fa, un anno fa,
ma era soltanto all'inizio di mandato, assieme a tutti gli altri consiglieri comunali di maggioranza e assessori, una vera nota contro la stampa, e ce l'ha pure inviata a tutta la stampa, non contro la nostra redazione, contro tutta la stampa del territorio. Una lettera che molto probabilmente all'epoca lo stesso Sergi, della quale non ha capito insomma, l'importanza preso insomma, dalla novità di essere assessore. E noi ci aspettiamo comunque da parte di tutti quelli che l'hanno firmata le dovute scuse, e queste sono già le scuse per noi. Essersi dimesso, come ha fatto Bruno Sergi, con grande coerenza politica e grande responsabilità, riportando nero su bianco le motivazioni e dichiarando l'incapacità politica del sindaco di merito di Porto Salvo, vale più di 1000 scuse.